La fase 2 prevede nuove norme di accesso alle strutture di pronto soccorso. L'utente ha l'obbligo di indossare mascherina e guanti, assicurando di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non è ammessa la presenza di accompagnatori all'interno del pronto soccorso, ad eccezione di disabili, minori, utenti fragili, non autosufficienti e persone con difficoltà linguistiche. I pronto soccorso, in questa fase, mantengono percorsi differenziati per i sospetti Covid e per gli accessi per altre patologie, al fine di identificare e indirizzare verso un percorso separato i sospetti positivi al virus, rimane attivo il pre-triage. In questa fase di preaccettazione vengono verificate le condizioni di salute dell'utente in rapporto al Covid-19. In caso di sintomi come febbre, influenza, tosse e mal di gola o segni significativi di sospetta infezione respiratoria da Covid-19, il soggetto viene sottoposto a tampone nasofaringeo e accompagnato in spazi del pronto soccorso dedicati fino all'arrivo del referto del tampone. Qualora non fosse necessario trattenere il paziente in osservazione, lo stesso viene dimesso a domicilio. In caso di emergenza, che non consente perciò di attendere il referto del test, il paziente viene trattato come infetto e gestito con tutte le precauzioni del caso. Analogo approccio è previsto anche per le persone che giungono al pronto soccorso in ambulanza, con la variante che il pre-triage va fatto al momento e sul luogo del soccorso. Al termine dell'iter diagnostico per Covid, il soggetto può venire ricoverato o, se le condizioni lo permettono, dimesso a domicilio.